è una delle vicende processuali più inquietanti e controverse degli ultimi anni. Oltre 40 udienze, indagini, perizie, centinaia di testimoni e decine di consulenti ascoltati, alla ricerca di una verità che è sinonimo di giustizia. Il caso è quello di Stefano Cucchi, il geometra romano di 31 anni, deceduto il 22 ottobre 2009 mentre era in custodia cautelare nel carcere di Regina Coeli, sei giorni dopo essere stato arrestato dai carabinieri per detenzione di stupefacenti. Per questa morte sono stati rinviati a giudizio al termine di un'inchiesta bis aperta dalla Procura Capitolina 5 militari per un presunto pestaggio ai danni del ragazzo. Un ruolo chiave nella vicenda lo ha avuto un carabiniere andriese, Riccardo Casamassima, che con le sue dichiarazioni ha permesso di aprire un nuovo capitolo processuale che adesso vede alla sbarra colleghi e superiori. Una testimonianza che sarebbe costata all'appuntato minacce, intimidazioni e demansionamenti da parte dell'arma. Il militare è stato ospite ieri sera di un incontro organizzato dall'Associazione Sociale e Culturale Ideazione nell'auditorio Monsignor di Donna di Andria. Dal palco ha parlato al pubblico, cosa che non ha voluto fare con i giornalisti per motivi probabilmente legati al procedimento ancora in corso, ripercorrendo brevemente le diverse tappe dell'inchiesta giudiziaria. Su tutte, quella che parte dalle sue prime dichiarazioni, arrivate più di 5 anni dopo la morte di Stefano Cucchi. Ho deciso di testimoniare quando mi sono reso conto fine 2014 che erano state condannate delle persone innocenti e che quindi quello che noi avevamo appreso fin da subito, noi parlo sia di me che della mia attuale compagna che lavorava con me all'epoca dei fatti, era fondamentale per poter dare la verità a una famiglia che la stava cercando e vedevi proprio la sorella Ilaria che la cercava in modo disperato. Poi c'è stata anche una frase che mi ha colpito dei genitori che alla conclusione del primo processo, appunto presi dalla disperazione, dicevano adesso torniamo a casa e troviamo nostro figlio. Quindi rimanere insensibili, rimanere fermi davanti a una tale cosa diventava veramente difficile. Un momento di approfondimento dedicato ad uno dei casi di cronaca nera più noti e discussi degli ultimi anni. L'occasione di riflettere sul senso stesso di giustizia. Da una parte quella rappresentata dalla divisa, dall'altra quella ricercata in un'aula di tribunale. L'obiettivo è quello di far riflettere che la giustizia comunque non è venuta meno, perché comunque non vogliamo far apparire l'arma dei carabinieri o l'arma in generale come qualcosa che vada contro la giustizia, ma che sia sempre dalla parte del popolo e che sia dalla parte comunque di quello che è, il giusto, di quello che deve essere fatto. E quindi mi auguro che con questa testimonianza si trovino i colpevoli, che comunque si riesca a trovare una soluzione a questi 9 anni di processo e quindi una giustizia per questo ragazzo, per Stefano Cucchi.